Continua il fermento politico a Porto Empedocle in vista delle prossime elezioni che si terranno tra qualche mese. Una nota stampa arriva dal coordinatore del movimento Primavera Empedoclina, che già ha annunciato che sarà presente con un proprio candidato, quasi sicuramente Gianni Amel, sindaco alla competizione elettorale al comune di Porto Empedocle. Comunica oggi che sono stati nominati i responsabili di dipartimento per la redazione del programma elettorale che dovrà disegnare la nuova Porto Empedocle. È necessario, aggiunge il coordinatore Luigi Gino Grillo, che la nuova amministrazione chiarisca strategie, programmi e prospettive del rilancio economico-sociale della città marinara. L'avvocato Calogero Santamaria allo sviluppo economico, il geometra Francesco Bellavia alle attività portuali, la dottoressa Maria Cortelle alle politiche sociali, l'avvocato Roberto Tagliarini alla pubblica istruzione e scuole, l'ingegnere Luigi Gaglio al territorio e ambiente, l'avvocato Alfonso Ferlisi comunicazione e promozione turistica, l'avvocato Giovanni Ciupia per i rapporti con le grandi aziende presenti nel territorio, Giovanni Onida alla riqualificazione dei quartieri e un tecnico per le industrie, Carmelo Marino, industrie e aziende. Intanto i consiglieri comunali Marilu Caci, Valentina Di Manuele, Alfonso Scimè, Giuseppe Todaro affermano in una nota stampa che rimaniamo negativamente sorpresi per l'ennesima manifestazione di totale inconsistenza espressa dall'attuale amministrazione Carmina. Nel bel mezzo di una crisi senza precedenti per il nostro paese e di una pandemia che a oggi non sembra darci tregua, l'assessore alla solidarietà sociale Salvatore Di Dio e l'assessore al bilancio Urso decidono di presentare le proprie dimissioni al sindaco, seppur le dimissioni di quest'ultimo non siano ancora formalmente rassegnate, riteniamo irrispettoso abbandonare la giunta in un momento così delicato. Situazione aggravata dal fatto che l'assessore Urso ha maturato la propria decisione mentre si attende da parte del Ministero l'approvazione dei bilanci dopo 4 anni e mezzo di rinvii, rimodulazioni, correzioni, richieste di garanzie che ancora oggi non danno certezza dell'esito finale. Come se non bastasse, si apprende, afferma il comunicato stampa dell'opposizione, il vice sindaco Urso, le regioni sono da addebitare all'espulsione dal Movimento 5 Stelle dei parlamentari che hanno deciso di non votare la fiducia al governo Draghi. Porto Empedocle merita certezze e rassicurazioni sul proprio futuro, pertanto esigiamo dal primo cittadino delle risposte concrete e tangibili, risposte che arrivano oggi direttamente dal sindaco Carmina, da noi intervistato telefonicamente. E che devo fare? Non penso di non poterle accettare. Ora chiedo al segretario, ma mi sa che quando danno le dimissioni stanno andando a vedere che succede. Ma la situazione politica qual è a Porto Empedocle al momento? Con queste due dimissioni quale sarà il suo modo di agire, sindaco? Ma io sono sempre, il Movimento 5 Stelle ho portato per 5 anni questa bandiera alta, che è una bandiera fatta di valori prima che delle persone. Le idee valgono sempre, a prescindere dagli uomini, penso che siano idee valide. Poi ci sono uomini che rimangono ancorati a dei principi, uomini che magari traballano rispetto alle esigenze. Certo, la situazione del Covid, chi poteva prevederla, la necessità, magari tu non viene che andiamo di là, è la necessità, sì, è la necessità anche che dico, si diano risposte, tanto che perfino uomini della Lega ora sono diventati europeisti, che erano statalisti, insomma, evidentemente c'è un po' in questo momento, come dire, tutti hanno sotterrato l'ascia di guerra perché c'è una esigenza prevalente che è quella di tutelare la gente. Secondo me dopo si potrà tornare a fare schieramenti, contrapposizioni, visioni diverse, ma in questo momento il primo obiettivo è sconfiggere il virus e cercare di ritornare alla normalità. Sindaco, lei si ricandiderà? Ma ci sto pensando, il sindaco c'è, per ora vado avanti, neanche ci saranno le elezioni, quindi certamente sono presente, sindaco, poi vediamo, insomma, ma penso al momento, parlando per il paese, ecco.